un caffè al bar per parlare di quello che oggi tutti raccontano, due medaglie d'oro. Però c'è anche un però, no, Stefano Vitti? Sì, cioè, però intanto dobbiamo dire che è stato senz'altro un quarto d'ora entusiasmante. Un quarto d'ora entusiasmante perché sono state due medaglie d'oro che rasentano il limite dell'umano. L'uomo che salta in alto è l'uomo che va veloce. E queste due medaglie di Jacobs e Tamberi ci dicono che anche gli azzurri possono entrare nella storia delle Olimpiadi. E in particolare Tamberi, che ripercorre anche una grande tradizione, quella di Sara Simeoni, ma Jacobs va oltre Mennea e Berruti in un crescendo stratosferico con un mostruoso 9,80. Perciò siamo orgogliosi di questi due ragazzi che hanno portato l'atletica al più alto vertice mondiale. E ce lo raccontano in tutti i modi, sia la gloriosa Gazzetta dello Sport, sia il Corriere dello Sport, sia un giornale politico come il Fatto Quotidiano, ma tutta la stampa, e anch'io che ho fatto dei giri sui siti internazionali, specialmente Jacobs, è trattato come una grandissima prestazione. Ma io vorrei riflettere sul fatto che tutto il sistema dell'informazione e della comunicazione italica per queste Olimpiadi segna, io penso, un arretramento, perché mi sembra assolutamente tutto imperniato attorno alla vittoria degli azzurri. La vittoria degli azzurri è saltata oltre ogni limite, e invece sottaciuta a ogni inquadratura e informazione sulle vicende complessive delle Olimpiadi, su tutti gli altri sport, su tutti gli altri campioni, su tutti gli altri personaggi del villaggio olimpico, su tutte le altre storie piccole e grandi che le Olimpiadi da sempre produce. Ecco, una informazione che non ho difficoltà a definire provinciale e nazionalistica, quello che non serve per far crescere una nuova cultura dello sport, perché quello che io temo è che questi campioni, come i campioni dell'atletica, non siano il frutto di un grande movimento di base diffuso sul territorio, ma che siano dei fiori nel deserto. E questo è l'indice di una difficoltà da parte del nostro paese di creare una politica sportiva che non deve essere demandata esclusivamente al CONI, ma la politica sportiva deve essere uno dei pilastri delle politiche del governo, perché la politica sportiva è una scelta politica e come tale deve essere gestita. Comunque, anche l'informazione ha necessità di una riflessione, e in particolare l'informazione sportiva, che a me sembra uno di quei talloni d'Achille della nostra informazione più in generale.